Ciao a tutti, sono Mirko Busto, capogruppo della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici del Movimento 5 Stelle. Oggi ci siamo riuniti con la Commissione e abbiamo deciso di fare un video per presentarci e per fare un piccolo resoconto della giornata. Quindi, prima di tutto, voglio presentare i componenti della Commissione, che sono Claudia Mannino, ciao. Alberto Zolezzi, ciao. Simoni, ciao. Patrizia Terzona, ciao. Angelo Tofalo, ciao. Federica Daga e Massimo De Rosa. Ciao. Quindi invito Massimo a fare un resoconto della giornata di oggi, appunto, visto che è stato eletto vicepresidente grazie ai nostri voti, i voti dei nostri componenti della commissione del Movimento 5 Stelle, e poi successivamente a Patrizia Terzoni per fare un resoconto della votazione di oggi. Quindi, prego Massimo. Allora, come ha detto Mirko, ieri siamo stati eletti io vicepresidente e Patrizia segretario della Commissione Ambiente. La presidenza è stata data a Realacci del PD. Noi come lavoro, come organizzazione interna, abbiamo deciso di dividere dei sottotemi che tratteremo con la Commissione Ambiente, che abbiamo ritenuto fossero i più importanti in questo momento, e questi saranno gli OGM, l'inquinamento genetico e i pesticidi, cementifici CSS, strategia rifiuti zero, salviamo il paesaggio connesso alla tutela del territorio, rischio sismico, idrogeologico e lavori pubblici, SIN, bonifiche, approccio legislativo, SEN, quindi strategia energetica nazionale, impianti a biogas, biomasse, rigassificatori, stoccaggio gas, piano energetico, e poi il tema caro a Federica Daga, l'acqua pubblica. Diciamo, tu sei un baluardo dell'acqua pubblica. Oggi in Commissione Ambiente, nella capogruppi, abbiamo discusso un po' dei temi principali anche per gli altri partiti, gli altri movimenti, ed è emerso che, bene o male, una delle priorità sarà la tutela del paesaggio. Quindi, per fortuna, ci troviamo abbastanza d'accordo anche con gli altri gruppi. Auspichiamo che ci sia un lavoro comune e anche veloce, visto che probabilmente la linea è abbastanza comune. Poi vedremo nel dettaglio come si comporteranno. E un'altra delle priorità segnalate è la detrazione al 55%, portare avanti questa detrazione per le energie rinnovabili, comunque andare a riqualificazione energetica, esatto, e quindi andare avanti su questo tema, e magari anche, se troviamo i fondi o comunque se si riesce a mettere a bilancio, anche poterla aumentare la detrazione fiscale. Dopodiché abbiamo affrontato proprio la commissione con tutti i componenti e abbiamo parlato soprattutto di un decreto che sta per passare, che tratta anche la TARES, che quindi era di nostra competenza. E adesso vi spiegherà un po' Patrizia quello che siamo riusciti ad ottenere, diciamo, in commissione. Sì, allora oggi si è quindi riunita tutta la Commissione Ambiente per redigere un parere rivolto alla Commissione Bilancio per la conversione in legge del decreto numero 35 che sblocca i finanziamenti per i pagamenti dei debiti scaduti alla pubblica amministrazione. Ora, il parere della Commissione è stato votato positivamente da tutti i partiti e i movimenti presenti, però noi abbiamo fatto presente, abbiamo messo un attimo un punto interrogativo sul fatto della presenza della ratifica della TARES all'interno dell'articolo 10, all'interno di questa decreto legge, che per noi è assolutissimamente fuori luogo, in quanto la TARES non è un debito verso la pubblica amministrazione, ma è un contributo che i cittadini pagano attraverso una tassa. Ciò nonostante, comunque, è stata mantenuta la sua presenza all'interno di questo decreto, perché altrimenti l'avvio del pagamento sarebbe stato immediato da luglio del 2013. Ora, quindi, il parere è stato favorevole, ma è stato approvato con una condizione. Questa condizione è quella di chiedere di rinviare almeno al 2014 la verifica di tutto il sistema TARES in funzione del principio di chi più inquina più paga. Quindi questa risoluzione è stata votata positivamente da tutta la Commissione e non si è parlato di altro, in quanto le prossime riunioni si svolgeranno a seguire dalla prossima settimana.
Volevo inoltre concludere qui il video dicendo a tutti quanti che noi siamo disponibili a rimanere in contatto con tutti voi e per questo abbiamo attivato una pagina Facebook M5S Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e trovate l'indirizzo e inoltre abbiamo un'email che si chiama ambiente.camera@parlamentare5stelle.it. Contattateci e informatevi. Ciao. Ciao. Ciao.